Ok, bella per tutti, bentornati sul nostro canale e siamo di nuovo su Magic. Adesso stiamo a iniziare le nostre partite. Il mazzo l'ho fatto, sono 56 carte, quindi più grosso del normale, che sarebbero 40, però non c'è un limite, quindi ho fatto L, ho voluto andare quasi tutto. Andiamo a vedere come gira e cosa riusciremo a fare qua. Andiamo. Eccoci! Bob Loblab. Ok, domani ce l'abbiamo. Possiamo giocarci la zucca, possiamo spaccare la creatura, possiamo questo qua. Ci abbiamo pure lui, direi che teniamo. Saluiamo. Facciamo terra, zucca e andiamo e passiamo. La zucca non è male. A uno la sacrifichi, esili una carta dal cimitero e peschi una carta. Oppure esili questa qua poi dal tuo cimitero e ti do pure un mana di un colore. Oh, ho riato pure il mana blu, guarda. Perfetto. Vai vampiro intruso, che svulazzi. Quel rosso lì, qua la montagna, speriamo bene. Speriamo che riesca a calare questo. Rosso verde. No, mi sa che il vampiro ci saluta. Solo sta a guardare troppo. Invece pacchiotto. Invece mi mette il lupacchiotto. Allora, facciamo così noi. Vai. 2 danni e vai. Ok, ci abbiamo questo, così se muore quello, quantomeno. Allora, quando questo entra in campo di battaglia, macina 3. Ok, vediamo. Andiamo a rimuovergli subito terra, terra. No, terra ciccia, guarda. Le terre. Gli elevo. Per adesso stiamo bene come stavo. Ok. Metto terra. Questo si fa 2. Questo giocatore bersaglio con forza pari o inferiore a 2. Questo che fa 4 non può essere bloccato in questo turno. E questo ha finito il suo effetto. E allora facciamo così. Andiamo di Falcone. E continuiamo a picchiare. Che se mette altro qualcosa nel cimitero comunque ci possiamo pescare. Male che vada, gli rimuovo lo stesso la terra e pesca la carta. 4 mana, c'è un'altra mano. Che fai? Ergibone. Se mi sbrigo gli sbraso quello, altro che. Allora io direi che io faccio così, faccio scopa, faccio così, almeno mettiamo lo zombino, usiamo questa, togliamo il lupacchiotto, ecco qua, e pescamo una carta, poi ne pescamo un'altra, arriva dalla terra, caliamo quello, giochiamo questo, ci saluta lui. Mettiamo lo zombino, mettiamo questo e poi lo andiamo a trovare. Sono 6 danni. Ok. Sta a 10. Ho 3, 5 mana, con 2 ce posso pescare, 2 ce posso calare quello. Questo mi dà un mana, no? Aggiungiamolo in qualsiasi colore quando lo rimuovo dal cimitero. Lupacchiotto. Questo qual è? Mi dà tocco letale. E non attacca, giustamente. Ok, allora io farei 1 e 2. E pescherei, vediamo che arriva la terra, ottima, e facciamo così e facciamo 2 danni. Ok, in teoria non può bloccare, in teoria, in pratica non so che succede perché sta in pausa.
Potrebbe essere per via di questo, che a tre mani gli può dare tocco là, infatti. Ok, caliamo questo. Ok, in 4-2 in più, pipistrello 1-1 può volare. Butto via. C'ha 6 mana. Sta 8. Che hai combinato? Sei andato a riprendere qualcosa. Che sei ripreso? O la canaglia? Brutte storie. Brutte storie. Caliamo terra. Faccio diventa notte? Faccio diventa notte, mi sa. Vabbè, sicuramente vado a fare. Ne facciamo 3 danni. Questo se diventa notte 4-4 con minacciare, che non è male. Sto coso diventa 6-5, ma ne può bloccare una. Vai, facciamo diventa notte, va. Ecco qua. Ma lui che allenerà quella a 4 non può fare altro, teoricamente. Manco tocco le dalle al lupo io ho da. Però c'ha senso, l'ha ripreso, lo cadi come 6-5. Però poi dopo, sono 3 danni sicuri volà. Ah, ecco, ok. Ha preferito calare quello, però comunque non ha il mana per dargli tocco letale, che si fa 3. Anche se tanto mi serve relativamente quello. Ma guarda, mi hai fatto 2 danni. Per me, guarda, proprio. Vivi tranquillo. Ecco. Allora, come funziona qua? Se un giocatore lancia almeno 2 magie durante il suo turno, diventa giorno nel turno successivo. Quindi, siccome il turno successivo non me ne può fregare di meno, calo quello. Mi tolgo da mezzo questo. E abbiamo vinto. Credo. Ok. Vediamo che succede. Ha 2 mana liberi e una sola creatura che bloccherà il 4-2. So come ne esce. Sono 2, 4, 8, 10, 9 danni. Ciao. A posto, avanti in altro, via. Eccoci. Contro Desecration. Senti, non mi. 2 mana, 2 mana c'è lui. Lui. A 3 questo, io tengo. Tengo, tengo. Salutiamo. Scioni. Piacciono le bustine tentacolose. Allora, andiamo un po' a cosa. No, di nuovo rosso. Di nuovo il rosso. Osservatore impassibile. Se lui non fa niente di particolare, quasi quasi mi pesco 2 carte. Cosa fai tu? Quando questa qua attacca, infligge un danno a un difensore in difesa. Vabbè. Ok. E. Ma te dirò io. Questo posso tappare per lanciare una magia istantanea o stregoneria, quindi io farei intanto così. Mi calo la testa di zucca. E poi passo. Se quell'attacca fa muscopa e prima che muore mi gioco patto di sangue. Sì.
Duarte spera che la terra arrivi, dai. Anche se mi se lui attacca e mi tengo questo, poi posso giocare questo che mi tira fuori il pipistrellino. Che faccio? Me lo prendo, dai. Vediamo un po'. Se non cala una creatura in difesa sarebbe bellissimo. E invece invece mi gioca quello. Allora io mi gioco questo e io pesco. La terra è arrivata. Ottimo pure quella. Si attacca adesso è inutile. Gioca questo senza potenziamento è un po' uno spreco. E allora facciamo così. Sì, facciamo così e questa non attacca più. Cominciamo a tenere quella un attimo ferma. E passiamo. Ci servirebbe una terra per poter giocare queste carte. Se lui buttasse una carta nel cimitero, io userei questa per pescare. Un danno a una creatura e un danno al suo controllore. Io prendo mana. Non sa che non ci faccio niente. Ok, rimuoviamo quella carta lì e ci peschiamo una carta. Risolvi. E vai, cioè passa, nel senso tocca a me. No, un danno, ok, vado a 13. Ok. Oh, è arrivata la terra. Ok, facciamo così. Cominciamo a calare una cosa un po' più grossina del dovuto, ma ce la treva. 1, 2, 3. Doppia terra e che è sta roba? 3 danni, ecco, levalo, va. Che non mi piace. Ok, abbiamo questo che comunque è un 3-6 e in più che se pago 3 non può essere bloccato. Non è brutto. Così questo non mi attacca. Credo. Questo diceva, quando giochi questo qua, se ci sono 5 più carte nel tuo cimitero, tappi la creatura, se no vabbè, giochi su una tappata e ciao. Ok, ho sacrificato quello. Più uccidermi questo. Va bene, ci sta. Ci sta tutto. Questo è brutto, ma proprio troppo brutto. 4 carte. Aiuto, mi sta soverchiando di gente. Ok, posso fargli tornare in mano una carta. Leggo. Lui ci attacca improvviso. Ha iniziato sotto fase finale, post combattimento principale, post combattimento. Guarda, prima di carta del tuo grimoire 2x è pari al totale di punti vita che dovevi pensare non ha perso in questo turno. Ok, esilia una di quelle carte e metti le altre in fondo al grimorio. Puoi giocare in questo turno. Ok, lui si è bruciato quella. Giusto?
sì, eccola, si è bruciata. E che faccio? C'ho 5 mana. 5 mana. Mi gioco lei. Mi gioco lei anche se non c'è. Magari lui attacca lo stesso pensando di pescare. E invece io faccio un torno in mano. Questa che dice? Questa c'è attacco improvviso, quando attacca e se paga 3 ce l'ha più 2 più 0. Quella è brutta. Facciamo così, questo gli torna in mano. E noi profetizziamo uno. Terra, mi serve una terra? 3, 4, 5, poi ci avrei 6. Ma tutto sommato sì. Sì, va bene. E me li prendo. Me li prendo sti danni. Ok. Questa qua gliela possiamo tenere tappata a due. Chi è questo? Una volta lanci una magia istantanea stagionaria, questo prende più 2-0 fino alla fine del turno. Sempre meglio. Sempre più gente simpatica, vedo. 6 mana. Allora, se io calo lui e lo potenzio, entra come 3-4. 3-4 non è male, vai. C'ha quel 4 che va fuori dal target dei spari e mi permette anche di bloccare. Sì, paga così, così lui pensa che c'è un'altra volta rimbalzata. Ok. Se attacco questo è inutile perché lui ci attacca improvviso, quindi stiamo bene come stiamo. Esila questo al tuo cimitero e aggiungi in mano. Sì, aggiungi in mano, aggiungi un mana di un qualsiasi colore, questo converte un mana. Adesso non ne ho bisogno, ora a 5 posso giocare questo e tenergli tappato qualcosa. Ah, defenestrare, brutto, 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 brutto removal. Li ammazzo col 3-3. È l'unica cosa che posso fare. Ah, che brutta sta cosa. Vabbè. Faccio fuori quello. Brutto. Brutto così brutto, stiamo a 7. Due creature che non bloccano, ma tanto sono brutti sti zombie. Se non li giochi in un certo modo sono veramente brutti. Però mo io tenevo fermo qualcosa. Per forza. 3-6. Chi è? Se può giocare. Quando questo entra a capo di se l'avversario ha perso punti di vita, scegli fino a che dura un proprio bersaglio a cui infligge X danni, dove X è il numero di vampiri che controlli. Ma sei brutto, vabbè, ammazza il mio zombie, poverino. Cioè, questo se ci da farsi un mazzo vampiri, ma io non ci credo. E niente. Facciamo questo su questo. E questo che ci fa pescare? Beh, no, questa me la tengo. Vuoi mettere quella carta? No, la pesco e la calo. Almeno abbiamo un blocco. Poi questi zombetti per ora non ci facciamo nulla, ma se mi arriva quella blu-nera che mi fa sacrificare, mette la pedina con forza e costruzione pari alle creature che ho sacrificato, se ne può parlare. Certo che lui sta a 20, non l'ho toccato una volta. Famo così.
C'ho molte cose da fare. 2, 4, 5, 6. Ma da 1 si è pompa quella. Peggio, ha pompato questo che c'ha a travolgere. Non manco muore la sua mo. Che bello. E mo? Che mi invento qua? Fa 2. Poi, beh, questo qua, mamma mia, che fortuna, dai. Non solo l'hai draftato e ci ha fatto un mazzo intorno, cioè, ha visto solo vampiri! Questo è riuscito a fare un mazzo vampiri in un draft! Vabbè. Famo finta. Poi, sta cosa che mi sta continuando a mandare fuori da testa. Qui, che mi invento? Allora, su lui attaccherà. Io sto a 2. Ok, ammazzo questo o questo, è indifferente. E niente, è andata in tinartra.